Proprio in questi giorni a Barcellona c'è una grossa iniziativa che si chiama la Biennale della Scienza, dove una grossa parte è proprio focalizzata a lavorare con citizen science, con i cittadini che producono informazioni, dati e sono in grado di integrare questa conoscenza che si produce, queste informazioni all'interno del database del comune, anche addirittura integrando quelle che sono le infrastrutture di sensori che noi abbiamo nella città con esperimenti che vengono gestiti o da accademici o da cittadini stessi che possono misurare ad esempio la qualità ambientale, il rumore, l'impatto di alcune tecnologie nella città. E io credo che ci sia adesso assoluto bisogno di collaborazione fra diciamo non solo gli istituti di statistica, le amministrazioni pubbliche, i centri di ricerca che per noi sono assolutamente fondamentali per poi utilizzare e creare delle informazioni utili, dei modelli predittivi, delle ricerche scientifiche a partire da tutte le informazioni e i dati di cui il comune è diciamo proprietario. E poi utilizzarli in una dinamica che è più aperta. Quindi io credo che ci sia chiaramente gli istituti di statistica, diciamo, ufficiali, ma che sia adesso molto comune lavorare in rete in maniera più aperta, integrando appunto il lavoro che viene da centri di ricerca, da cittadini stessi e proprio da pratiche di scienza cittadina che a nostro avviso nella pratica sono stati fondamentali per risolvere alcuni problemi della città cui magari le amministrazioni pubbliche non avevano proprio accesso oppure non erano al corrente.